Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Io ho studiato nella Facoltà di Scienze Statistiche, ho fatto sia il percorso triennale che lo specialistico. E diciamo che i miei studi sono sempre stati un po' rivolti verso alla statistica sociale, statistica medica, epidemiologica. E ci tenevo a fare un lavoro che in qualche modo potesse influire ed aiutare un po' le altre persone, diciamo, a incidere, ecco, meglio, nella vita delle altre persone. Perché la statistica sembra strano, o non sembra l'associazione più logica. In realtà ero appunto finite le superiori, ero molto in dubbio su cosa fare e cosa non fare. In più studiavo in conservatorio. Quindi niente, ho trovato appunto che tramite la statistica si possono aiutare gli enti, le istituzioni nei processi decisionali, si possono appunto, beh, l'abbiamo visto in questi mesi, settimane, fare previsioni epidemiologiche o testare farmaci e quindi diciamo mi sembrava un buon modo per coniugare la mia passione per i numeri. E poi una funzione un po' sociale, ecco, rivolta alle altre persone. E, appunto, il mio percorso è stato un po' travagliato e particolare perché ho studiato appunto a Padova e stavo facendo la tesi della specialistica e in quel momento lì ho vinto un concorso come trombone basso all'Orchestra Sinfonica del Cairo e quindi ho mollato la tesi e mi sono trasferito in Egitto. Cioè, ovviamente chi è che può rinunciare ad avere un posto fisso in un'orchestra dopo che si è studiato per anni, insomma, lo si fa, ecco. Dopodiché, dopo circa un anno, per varie ragioni, sono tornato indietro, ho finito, finalmente ho ripreso in mano la tesi, ho finito, e attualmente lavoro nell'Istituto di Ricerca SVG, che ha sede a Trieste, è un istituto privato che si occupa di ricerca sia quantitativa che qualitativa, fa varie cose, ricerche di mercato, previsioni elettorali, valutazioni di politiche, delle varie istituzioni, se hanno avuto effetto o meno, o se ci sono dei campi su cui intervenire. Insomma, è un'azienda dove, affrontiamo molti argomenti, molti temi. Durante tutto l'anno e diciamo non ci si annoia mai. E potrebbe quindi sembrare che la statistica e la musica siano due mondi molto lontani, in realtà sono due lavori molto estrosi, perché appunto io mi trovo nella condizione ogni giorno di avere un argomento nuovo da esplorare, una situazione nuova da risolvere e non c'è mai una risposta giusta. È un po' frustrante per lo statistico perché non c'è mai, diciamo, la risposta ottima, la risposta perfetta, però è sempre la ricerca nel limitare un po' l'errore, nel cercare la strada migliore per affinare un po' quello che stiamo facendo. Io in particolare mi occupo di sondaggi politico-elettorali e poi anche di ricerca sociale, altre cose, però fondamentalmente il mio lavoro verte su quello. E poi diciamo, mi occupo fondamentalmente delle proiezioni elettorali, quelle che vedete, le maratone che vedete la sera una volta che vengono chiuse le urne, e mi occupo appunto del calcolo di queste proiezioni, appunto di indovinare chi vince prima che vengano fatti gli scrutini effettivamente definitivi. Quando arriva il momento, a un certo punto, di ogni statistico che deve spiegare a sua nonna che lavoro fa. Ed è sempre difficile da spiegare. E la metafora che io ho trovato, la migliore, è stata quella che lo statistico è un po' come un fotografo. Nel senso che il mio compito è quello di fotografare la realtà, però ci sono vari modi per fotografarla. E noi siamo di fronte a un giardino e io posso decidere di fotografare il particolare di una foglia oppure un albero, oppure i cespugli che sono sotto quell'albero, oppure voglio fare una panoramica in generale. Ecco, lo statistico fa proprio questo. C'è il cliente che ha una necessità di conoscenza e lo statistico fa in modo di rendere la foto il più chiara, il più interessante possibile, il più informativo possibile. E quindi cerca e
cerca di trovare il modo migliore per concentrarsi su aspetti particolari che possono interessare e tralasciarne altri oppure curare alcuni elementi piuttosto che altri. Quindi, diciamo, è veramente ogni mattina è una nuova sfida per trovare la strada migliore su come fare il mio lavoro. Ovviamente bisogna essere molto curiosi. Infatti io apprezzo molto quello che è stato scritto anche prima nei lucidi precedenti. Ogni mattina mi trovo, la mia giornata inizia guardando, leggendo i giornali. Qui adesso non si vede, è casa mia, però ho un televisore acceso sui notiziari, qui sulla sinistra. Questo perché nessuno ti dice che ti devi informare, però nel momento in cui è necessario capire e cercare di indagare l'opinione delle persone e quali tipo di pensieri possono avere su determinati argomenti, è necessario essere preparati. E quindi c'è un costante lavoro di aggiornamento e di, come dire, stare sul pezzo, ecco, capire cosa sta succedendo e non solo i fatti, ma anche capire quali possono essere le opinioni dei vari gruppi di popolazione. Perché non dobbiamo solo, dobbiamo cercare di interpretare tutti i possibili sentire o tutte le possibili richieste che arrivano dalla popolazione. Come si coniuga questo col mio desiderio di fare qualcosa per gli altri o comunque che potesse influire sugli altri? Diciamo che nei sondaggi politici mi sembra di dare in qualche modo voce a chi non la può avere. E quindi tramite i sondaggi che facciamo, sì, certo, ci sono domande sui candidati, cose molto a scopo elettorale, però andiamo anche a indagare magari i problemi o le difficoltà che possono avere gruppi di persone e quindi in qualche modo il mio lavoro lo sento anche un po' come dare voce a queste persone che magari fanno fatica a farsi sentire. E per quanto riguarda la mia esperienza di studio collegata al lavoro che sto facendo ora, devo dire che sono estremamente fiero del mio percorso e di quello che ho studiato a Padova e mi ha dato gli strumenti per riuscire a cavarmela, diciamo, a cadere in piedi in ogni situazione, o almeno ci provo, nel senso che non, tramite quello che abbiamo imparato negli anni, io e anche i miei amici con cui sono ancora in contatto, i miei colleghi, comunque siamo preparati ad affrontare qualsiasi buona parte delle sfide che ci si pongono davanti sul piano lavorativo. Quindi adeguarci in base alle esigenze del momento, cercare di capire quali sono gli strumenti migliori da utilizzare per risolvere i problemi. E una su tutte, forse l'ultima cosa che mi sento di dire, ad esempio, ecco, le famose maratone Mentana dove partecipo. E la prima volta che l'abbiamo fatta mi sono dovuto occupare del campionamento. Quindi pensate alla responsabilità comunque nel decidere un mese prima delle elezioni dove mandare i vari rilevatori in giro per l'Italia in modo tale che i risultati raccolti siano rappresentativi. Quindi, insomma, è una bella responsabilità. I primi dati che ci sono emersi dai vari calcoli che facevamo erano abbastanza particolari e inaspettati. C'era il partito Lega che era sopra Forza Italia, mentre tutti i sondaggi la davano sotto. Poi c'erano altri risultati, i 5 Stelle che erano il primo partito. Questo parlo nel 2018, le politiche. C'è stato un momento di gelo, ovviamente, della serie ma cosa abbiamo sbagliato? E in realtà poi, confrontandomi con il mio responsabile, che anche lui ha una formazione statistica, abbiamo fatto un breve ripasso di tutto quello che avevamo fatto e effettivamente eravamo tranquilli. Nel senso, sì, i dati ci hanno sorpreso perché non ce li aspettavamo dai sondaggi, però eravamo tranquilli di aver fatto tutto quello che potevamo fare per essere il più precisi possibile a livello statistico. E quindi abbiamo deciso di pubblicare i dati, poi effettivamente sono andati bene, erano molto aderenti alla realtà. E questo per dire però che è fondamentale la preparazione che abbiamo avuto entrambi per affrontare situazioni di questo genere. E quindi veramente io penso che il corso di laurea non prepari per un lavoro specifico, ma prepari per più
per più tipi di lavori e quindi insomma ci si riesce ad adattare poi nei vari casi, nelle varie difficoltà che si possono trovare nel lavoro. Solo un ultimo particolare, ultimissimo, ci tengo a fare una battuta, ma nella mia facoltà, ormai che adesso è dipartimento, ma sembra una battuta, però non mi sono mai sentito un numero. Nel senso che c'era un costante rapporto sia con gli altri studenti che con gli insegnanti, c'era un rapporto personale di conoscenza e era molto facile fare domande, molto facile interrogarli sui vari temi di studio e quindi si è creato comunque un rapporto anche nel tempo. Anche il fatto che io sia qui ora è perché comunque sono rimasto in contatto anche con alcuni insegnanti e alcuni ex colleghi. E quindi è veramente un ambiente molto accogliente e ti fa sentire in famiglia e questo sicuramente aiuta poi nell'imparare e migliorare appunto la propria carriera di studente.